Al centro agroalimentare di Verona ogni anno circolano 400.000 tonnellate di prodotti. Molti confezionamenti diventano materiale di scarto e Verona Mercato è attenta al rispetto ambientale. Per questo al suo interno ha un punto differenziato di raccolta rifiuti. Il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti nasce già nel 1994, quando eravamo nella vecchia sede. Poi con il trasferimento nel quadrante Europa, con il nuovo centro agroalimentare, si arricchisce di nuovi contenuti e con l'accordo siglato con Ambia Verona S.p.A. raggiunge livelli molto elevati, grazie anche all'apporto consistente degli operatori del mercato e della cooperativa Facchini Multiservizi, che si occupa del trasporto dei rifiuti. Il quantitativo di rifiuto raccolto è pari oggi a 3.800 tonnellate, è migliorato rispetto agli anni scorsi, che era pari a circa 4.000 tonnellate, questo grazie anche al progetto Last Minute Market, ora denominato Rete Solida. La differenziazione riguarda i seguenti materiali: abbiamo il legno, la plastica e il cartone, e poi il materiale organico. Il rifiuto raccolto in percentuale maggiore è il legno, segue poi il cartone e la plastica, che è il materiale più nobile, che si presta meglio per la differenziazione. Oltre al materiale degli imballaggi da riciclare, qui ci sono anche contenitori per l'umido. Vuol dire che il prodotto è invenduto e deteriorato? Sì, stiamo parlando di un prodotto invenduto e quindi andato male, deteriorato e quindi avviato come destinazione di scarica. Parliamo di circa 360 tonnellate l'anno. Vorrei sottolineare come in passato il quantitativo di prodotto invenduto e quindi deteriorato fosse di gran lunga maggiore, raggiungeva quasi le 1.000 tonnellate. Cosa significa? Significa che nel corso degli anni abbiamo ridotto notevolmente gli sprechi, tutto a vantaggio delle onlus, delle situazioni caritatevoli e quindi di quelle persone che non possono comprare la merce, che comunque hanno diritto anche loro di poterla consumare. La raccolta a favore dell'operazione Last Minute Market, quindi Rebus Rete Solida, oggi supera le 320 tonnellate l'anno e quindi migliora di anno in anno, quindi vuol dire che il nostro sforzo di riduzione degli sprechi è continuo, progressivo e sta dando degli ottimi risultati. Le aziende per legge hanno il dovere di effettuare la raccolta differenziata, però anche noi nel nostro piccolo possiamo dare un apporto all'ambiente, perché ogni piccolo gesto fa la differenza.